Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi leggiamo insieme il messaggio della Santissima Vergine Maria a Lourdes de Maria del 22 agosto 2024. Prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e condividere questo video con i vostri amici e non dimenticate di lasciare anche un commento qui sotto. Leggiamo il messaggio. Messaggio della Santissima Vergine Maria a Lourdes de Maria, 22 agosto 2024. Amati figli miei, vi amo tutti e vi attendo per potervi guidare al mio divin figlio. Amati figli, vi supplico di prepararvi con il necessario per poter far fronte a quegli accadimenti che vi sono già stati annunciati e che provengono da coloro che hanno potere sulla scienza mal impiegata. L'avanzata della malattia aumenterà con irruenza, in quanto è stata diffusa in vari paesi. Io vi avevo allertato di una variante della lebbra ad elevata contagiosità nel mio appello del 23 aprile 2024 e del 20 maggio 2024. Vi ho messo in guardia su una malattia provocata dalla mutazione di una precedente e non ne avete tenuto conto. Il 27 marzo 2023 e il 28 maggio 2024 il mio amato San Michele Arcangelo vi aveva avvertito che questa malattia era già presente sulla Terra e non ne avete tenuto conto. Questo virus è doloroso a causa delle eruzioni cutanee che si infetteranno e quindi si diffonderanno in tutto il corpo. Voi conoscete già le piante necessarie per combattere la malattia, sempre che la malattia venga rilevata e combattuta tempestivamente. Figli, non tutti gli organismi sono uguali, né rispondono allo stesso modo. Per questo mantenetevi in allerta e di fronte al minimo segno utilizzate la calendula e la pianta di fumaria, l'olio di San Michele, l'olio del Buon Samaritano e la moringa. Amati figli, altri virus si stanno avvicinando all'umanità e porteranno a restrizioni nei trasferimenti da un luogo all'altro. I ratti saranno il motivo di un'altra severa malattia che si propagherà in vari paesi a causa della negligenza degli uomini. Saranno tre le malattie che si presenteranno nel medesimo momento: il virus della precedente pandemia che riemergerà, la variante della lebbra e la malattia trasmessa dai ratti. Questo, unito allo stato di allerta di fronte a una vicinissima terza guerra mondiale, porterà tutta l'umanità a rimanere in allerta. Prima di tutto, crescete spiritualmente, prendete seriamente il cammino verso il mio divin figlio e siate obbedienti alle richieste della mia casa paterna, che vi invita a salvarvi l'anima. Figli, voi intendete continuare nella lotta per la verità, a mantenervi uniti al mio divin figlio, pertanto addentratevi nella conoscenza della Sacra Scrittura. Voi dovete conoscere la Sacra Scrittura. Atti 17:11. Dovete prestare attenzione alle reazioni della natura, perché i terremoti si faranno sempre più frequenti, la loro intensità aumenterà e anche il nucleo della Terra risentirà del forte tremore. Figli, la Terra è stata debilitata. L'acqua avanzerà su di essa, aumentando l'estensione del mare e riducendo quella della Terra. Un oggetto proveniente dallo spazio si avvicinerà alla Terra e, sfiorando da lontano l'atmosfera, provocherà un forte movimento nelle faglie tettoniche e una grande devastazione. Figli, questa madre vi ama e io vi annuncio gli accadimenti in quello che la Trinità Sacrosanta mi permette. Pregate, figli miei, pregate, questo momento dell'anno è pericoloso. Accadranno eventi che sono per voi inattesi, in quanto li considerate più lontani nel tempo. Ma a causa di un'umanità così tanto disumanizzata, senza Dio e amante del demonio, assaggerete un calice amaro.
Pregate, figli miei, pregate. Venite al mio cuore immacolato. Addentratevi nel mio cuore, nel quale io vi istruirò sul cammino della fede, sulla via dell'umiltà, sulla via della speranza e sulla via della verità. Chi ha l'umiltà possiede un grande tesoro. Figli, le menti e i cuori superbi soffriranno maggiormente nel momento di affrontare le prove. I potenti, i di grandi nazioni, non attenderanno, si faranno prendere dall'ira e accadrà quanto era stato rinviato, la terza guerra mondiale. Amatissimi del mio Divin Figlio, lo Spirito Santo è presente in ogni essere umano e vi indica la via migliore, la benedizione. Che riceverete dallo Spirito Santo è infinita, pertanto continuate a sforzarvi di rimanere sulla via del bene, rifiutando il male. Voi siete amati dalla Trinità Sacrosanta, siete amati da questa vostra madre e siete protetti da San Michele Arcangelo. Vi chiedo uno sforzo in più. Ricevete il mio amore di madre, vi amo e vi benedico, mamma Maria. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Adesso leggiamo il commento di Luz de Maria. Fratelli, nostra madre ci ha dato in anticipo le rivelazioni necessarie per poterci preparare sia spiritualmente che materialmente, nei limiti delle nostre possibilità individuali e per poter far fronte a quello che succederà. Questi messaggi non sono apocalittici, bensì il cielo ci fa conoscere la realtà di quello che sta succedendo e di quello che si scatenerà sulla terra. In quanto nostro Signore non fa niente senza prima avvisarci, perché eterna è la sua misericordia. Per questo noi siamo stati allertati come la Madonna stessa ha riportato, fornendoci le date di questi appelli. La Santissima Vergine Maria in un messaggio del 23 aprile 2024 dice: «Amati figli, la malattia si sta sempre più avvicinando a voi e si diffonderà contagiando il maggior numero possibile di persone. La contagiosità di questa malattia sarà alta e rapida, quindi il trasporto aereo, così come ogni genere di trasporto collettivo, sarà compromesso a causa del pericolo di contagio. Io vi ho chiesto di utilizzare l'olio del Buon Samaritano e la calendula per evitare la propagazione di questa malattia che si diffonderà a tanti dei miei figli. Inizierà con febbre e malessere fisico e con una forte tosse e quindi appariranno piccole piaghe sulla pelle che in seguito si ingrandiranno e questa sarà la caratteristica di questa malattia. Quella che colpirà i miei figli è una variante della lebbra, che continuerà a svilupparsi ricoprendo completamente il corpo, se non prenderete subito gli accorgimenti necessari. Un altro messaggio del 20 maggio 2024, sempre la Beata Vergine ci dice: «Amati figli, dovete prepararvi per le grandi trasformazioni che porteranno questa generazione ad una continua purificazione. La salute dell'umanità peggiora di fronte all'altra malattia di cui vi ho parlato, una malattia causata dalla mutazione di una precedente. Questa malattia è causata dalla mano dell'uomo, nel desiderio di controllarvi, figlioli miei. Per questo motivo il mio Divin Figlio ha permesso loro di mettere alla prova la vostra fede, affinché voi stessi possiate scoprire quest'opera e quest'azione malvagia». San Michele Arcangelo il 27 marzo 2023 dice: «La peste sulla terra e gli eventi sono alle porte dell'umanità». Un altro messaggio di San Michele Arcangelo del 28 maggio del 2024 dice: «Figli del nostro Re Signore Gesù Cristo e della nostra Regina e Madre, siate perseveranti nella fede. La malattia si trova già tra l'umanità ed è stata disseminata in alcuni paesi, perché si diffonde in diversi luoghi.
Fratelli, siamo consapevoli che nostra madre ci sta parlando della malattia che è stata derivata dalla lebbra, anche se con effetti più blandi. Manteniamoci in allerta e abbiamo fede che nostro Signore Gesù Cristo e la nostra Madre Santissima non ci abbandoneranno mai. Amen. Questo era il commento di Luz de Maria e il messaggio della Madonna Santissima Vergine Maria a Luz de Maria del 22 agosto. Appunto, il messaggio dice chiaramente di stare in allerta perché appunto stanno arrivando queste tre malattie che si presenteranno nello stesso momento, quindi il virus della precedente pandemia che appunto ritornerà, magari con una variante diversa o magari sempre la stessa, la variante della lebbra, quindi sempre una delle malattie che già c'è stata nel corso degli anni, e la malattia trasmessa dai ratti. Quindi la nostra madre ci dice di prepararci per queste cose perché le cose necessarie per curarci saranno la calendula, l'olio del buon samaritano e tutto quello che appunto già è stato detto nel messaggio, quindi anche la pianta di fumaria, l'olio di San Michele, la moringa. Questi articoli che vi ho citato li trovate benissimo su Amazon, li potete acquistare tranquillamente. L'importante è che comunque controllate, soprattutto per quanto riguarda l'olio del buon samaritano, che le dosi siano uguali a quelle scritte nel libro di Luz de Maria, che vi metterò il link sotto così potrete andarlo a controllare. Stessa cosa, metterò il libro che lei ha scritto con tutti i medicinali naturali, quindi con le piante, d'accordo? Così voi potete scaricarlo, potete ricopiarlo, potete stamparlo, perché appunto è gratuito, non c'è niente da pagare, sono direttamente nel sito di Luz de Maria. Quindi questo era in sostanza il messaggio. Un'altra cosa che appunto dice è che la terra si sta ribellando, quindi che cosa sta succedendo? Ci sono i terremoti. Dice anche che i mari prenderanno il sopravvento sulla terra, quindi le terre diminuiranno e il mare si alzerà. In sostanza è questo. Quindi questi sono gli avvisi che appunto Luz de Maria dice chiaramente che non sono messaggi apocalittici, ma sono messaggi di preparazione, perché appunto Dio non ci vuole impreparati, ma ci vuole preparati. Almeno per questa volta dobbiamo essere preparati. Questo è il messaggio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella e lasciate un commento qui sotto. Io vi ringrazio e che Dio vi benedica sempre.